Assessore Botton, la zona industriale di Padova a breve sarà interessata da dei lavori. Di cosa si tratta? Allora, abbiamo in programma la realizzazione di due rotatorie. Queste due rotatorie si troveranno in corrispondenza degli attuali incroci che sono tra Corso Stati Uniti e Via Lisbona. E questa è la più grande. Attualmente, appunto, c'è un incrocio semaforico, noi la sostituiremo con una rotatoria del diametro di 49 metri, quindi una rotatoria molto, molto agevole da percorrere, con delle svolte agevolate a destra così da non intralciare il traffico. La seconda rotatoria invece la faremo nell'incrocio che c'è tra Via Messico e Via Portogallo, anche qua faremo una rotatoria per eliminare l'incrocio che attualmente è pericoloso e questa più piccolina avrà un diametro di 36 metri. Costo degli interventi? Complessivamente a progetto avevamo 550.000 euro, il lavoro è già stato assegnato ad un'impresa la quale inizierà il giorno 21 di marzo. Ha fatto uno sconto del 19% circa, quindi qualcosa risparmieremo. La durata dei lavori è di 180 giorni e quindi diciamo che per l'estate, fine estate, saremo in grado di godere anche di queste due nuove modifiche della viabilità.